accettavano condizioni di sfruttamento sia sotto il profilo della retribuzione, ma anche e soprattutto delle condizioni lavorative. È l'alba dei giorni della vendemmia del mese scorso, quando alla stazione di Agliana arrivano i camion coperti da teli in PVC, facendo salire sui cassoni in metallo decine e decine di richiedenti asilo per ricoprire il ruolo di braccianti nei vigneti toscani durante appunto il periodo della vendemmia, e quindi purtroppo è ancora caporalato in Toscana con la polizia di Pistoia, che ha tratto in arresto due pakistani e un marocchino accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sotto la copertura di una società, di una ditta individuale che si occupava di lavori agricoli intestata ad un prestanome, reclutavano a Pistoia, in tutta la provincia ma anche su Prato, lavoratori, cittadini africani con permesso di soggiorno per motivi umanitari, che avevano bisogno di lavorare. I lavoratori nel caldo dei vigneti avevano anche il divieto di bere. Sì, qualcuno di loro ha riferito di questo tipo di trattamento inumano sotto certi punti di vista. Ignare, secondo le indagini, le aziende vitivinicole in cui venivano sfruttati i lavoratori. Non sono emersi coinvolgimenti perché le aziende agricole appaltavano l'intero lavoro a questa ditta individuale fittizia, e poi era la ditta che gestiva in modo difforme dalla normativa il lavoro da realizzare. Nel blitz invece di questo martedì mattina anche un consulente del lavoro italiano. Era quello poi che faceva le fatturazioni e si occupava dei contratti di appalto e tutti gli aspetti, diciamo, burocratici.